Michela Brunetti, proprietario dell'Enoteca Simona. Ci troviamo in centro Fabriano, nella via che costeggia i giardini. Sono Mattia dell'Enoteca Simona, perché Simona era la precedente proprietaria, nonché mia cara amica. Questo è un locale un pochettino particolare, noi non ci diamo come categoria ristorante, è un locale dove vige il concetto di degustazione. Qua si viene, praticamente c'è un menù degustazione composto da tre portate, antipasto, primo, secondo. Ogni portata noi l'associamo a un calice di vino. La particolarità sta nel fatto che il cliente si affida a noi, ovvero ogni settimana tutto cambia. Io vado a preparare un menù diverso ogni settimana a seconda delle cose fresche che vado a reperire, qualche volta anche meno nella settimana, e andiamo ad associare dei vini. Quindi il cliente arriva, ha l'opzione di poter scegliere di associare il calice. Il concetto è piatto o calice, quindi noi mettiamo 2-3 bollicine, 2-3 bianchi, 2-3 rossi, e il cliente può decidere quale vino associare al piatto che gli arriverà. Altrimenti vi affidate a noi, noi faremo fare un percorso enogastronomico, si spera equilibrato, quindi partiamo da una bollicina, bianco, rosso, e sul finire offriamo sempre un dolce. Qua non ci sono professionisti, né chef, né sommelier, ossia solo tanta passione. In maniera molto romantica mi piace pensare che noi, più che preparare una ricetta, stiamo preparando un ricordo alla gente. Quindi qui andiamo a curare quello che è proprio un vostro momento. Che noi proponiamo non ha una vera e propria logica, è data semplicemente dal divertimento di prendere e preparare. Si parte sempre comunque dalla base forte della cucina italiana, perché abbiamo un patrimonio immenso, e poi con l'andare un pochettino a rivisitare, senza stravolgere, però a rivisitare per dare anche un tocco nell'impiattamento, nelle consistenze. Tutto comunque vada riconduce al fatto di dare un'esperienza al cliente. Quindi per il giro gastronomico delle Marche oggi presenteremo un piatto, vi preparerò un piatto un pochettino particolare, l'abbiamo chiamato la nascita di una carbonara, in maniera molto divertente, che praticamente usando gli ingredienti, abbiamo l'uovo, abbiamo la parte data dal formaggio, e il guanciale, con tre semplici ingredienti andremo un pochettino a rivisitare quello che è un grande classico della cucina italiana, senza stravolgere, mantenendo i gusti sul piatto. Ora andiamo a preparare. Allora, gli ingredienti quindi sono guanciale, abbiamo della farina, dell'uovo sbattuto per poter poi fare la panatura, del pan grattato, panna, parmigiano, pecorino e un pochettino di ricotta, e delle zucchine che andranno a fare da letto all'uovo, poi vedrete cosa ho in mente. Ok, iniziamo. Acqua bollente, uova fresche, temperatura ambiente, andiamo ad adagiare. Allora, è molto importante la temperatura ambiente, perché altrimenti lo shock termico andrà a rompere l'uovo. Da qui, dal momento che viene immerso, 5 minuti e mezzo precisi di orologio. 5 minuti e mezzo sono passati, quindi andiamo a spegnere l'acqua, prendiamo l'uovo e lo immergiamo in acqua fredda, freddissima, con un pochettino di ghiaccio prima, così da bloccare la cottura, e questo lo mettiamo da parte. Ok, andiamo a preparare la crema di formaggio. Allora, panna fresca liquida e ricotta. Si accende e si porta praticamente quasi a ebollizione. Una volta portato a ebollizione si aggiunge il parmigiano e il pecorino. Perché ho aggiunto ricotta? Perché vogliamo raggiungere una consistenza cremosa. Per raggiungere tale consistenza il rapporto sarebbe 1 a 1 con panna fresca e
e formaggio, però questo mi porterebbe ad avere una crema troppo saporita. Invece grazie alla ricotta raggiungiamo una cremosità senza dover aggiungere troppo formaggio, quindi avendo una, sul finale una cremina un pochettino più delicata. Dopodiché, per raggiungere una consistenza più raffinata e senza grumi, andremo con il bimber. Allora, abbiamo aggiunto il guanciale, ora lo andiamo a scaldare. Allora, mi raccomando, fuoco basso, ora questa è piastra induzione, comunque vada basso, non deve soffriggere, deve sudare, rilasciare un pochettino i suoi grassi, fino a che i cubetti vanno ad asciugarsi, però lasciano in padella i grassi, poi capirete il perché. Allora, sommiamo con un po' di vino. Ok, allora adesso il guanciale ha soffritto, prendiamo il pangrattato che ci servirà poi per la panatura dell'uovo e mettiamo... Allora, sto prendendo solo il guanciale, poi i succhi da esso rilasciati li lasciamo in padella, poi vi spiegherò il perché. Ok, andiamo a frullare il tutto. Quindi ora andremo a fare una doppia panatura. È importante che nell'ultima fase non tocchiate l'uovo con le mani nel momento in cui lo rituffate nell'uovo sbattuto, perché resterebbe attaccato. Invece così, utilizzando una posata, otterrete una panatura abbastanza regolare. Prendiamo una schiumarola e adagiamo delicatamente l'uovo. Ecco perché avevo detto di non togliere, di non pulire la padella dove avevamo soffritto il guanciale, perché ora andremo a mettere gli spaghettini in zucchine senza cuocere, perché sono molto sottili e vogliamo che quell'aspetto un pochettino fresco resti nel palato. Quindi andremo solo a condire con l'olio rimasto. Quindi ora andremo ad impiattare la parte più divertente, almeno per quanto mi riguarda. Ok. Prendiamo la nostra cremina al formaggio, come vedete ha una bellissima cremosità, dopodiché i nostri spaghettini e andremo a fare il gioco come fosse una pasta, quindi andremo a fare il nido. Ok, abbiamo il nostro uovo che ormai è bello asciutto, un pizzico di sale, e lo andremo ad adagiare. Non può mancare un pochettino di pepe come una buona carbonara. E ok, prova del 9, andiamo a vedere se il piatto è riuscito. Allora, come vedete abbiamo il croccante fuori e il tuorlo all'interno che è ancora cremoso, poi andandosi a unire con la crema al formaggio, ecco che abbiamo tutti quanti i sapori di una carbonara, perché abbiamo la cremina data dal formaggio e uovo, fuori abbiamo il sapore del guanciale che ritroviamo anche poi nello spaghettino di zucchine. Allora, come facciamo noi di solito, appunto associamo un vino. Prendiamo un'azienda locale, piccola azienda, con un gran rapporto qualità-prezzo. Questo è un Brut Rosé di Lacrima di Morro d'Alba in purezza, e è interessante perché è un vino comunque vada che ha il suo bel profumo, che però lascia il giusto amarognolo in bocca, che poi va a ripulire quella che è la grassezza di questo piatto.
io vado anche ad assaggiare. Salute la vostra, vi aspettiamo in enoteca. Ciao a tutti.